Cominciamo con un po' di ritardo questa assemblea. Ringrazio gli organizzatori, il coordinamento dei comitati che hanno voluto invitarmi per moderare in qualche modo questo nostro incontro. Penso anche per le condizioni del tempo che potrebbero, come dire, deprecabilmente aggravarsi nelle prossime ore, penso che i nostri lavori saranno molto, diciamo così, non brevi, non accorciati, ma insomma molto concreti, per cercare di chiudere, adesso mancano 10 minuti alle 5, per cercare di chiudere entro le prossime 2 ore, che mi pare un tempo abbastanza compatibile per esprimere non solo le posizioni, ma per entrare nel merito delle questioni che il coordinamento dei comitati hanno posto alla base della riunione di questa sera ad Avillone. E naturalmente penso di interpretare anche, diciamo così, la vostra sensibilità, il vostro pensiero, trovandoci qui nel Museo Etnografico, il nostro pensiero, il nostro ricordo, la nostra gratitudine non può che andare a Donato Tartaglia. Questa terra è stato un figlio valoroso, importante, intelligente, che si è speso sempre e comunque al limite delle sue forze, delle sue possibilità, della sua intelligenza per queste comunità e per questa terra. Io devo subito darvi un po' l'elenco, che non è, è un elenco importante quello che abbiamo stasera, a testimonianza che i comitati, il coordinamento del comitato, come dire, ha aperto nel corso degli anni una strada che è diventata sempre più larga in termini di consapevolezza, ma anche in termini di assunzione di responsabilità da parte di altri soggetti politici e istituzionali. Io ricordo, in qualche modo, conoscendo gli amici dei vari comitati da qualche anno, giornalisticamente mi occupo di eolico non dalla scorsa settimana, insomma da qualche anno, grazie a loro io ho capito, io ho trovato l'interesse, la curiosità di andare anche a scavare le questioni davvero terribili che si sono registrate e che abbiamo ereditato negli ultimi 15-20 anni nel disinteresse e nell'incompetenza generale, tranne che di quelle che invece in termini di competenza e consapevolezza nel frattempo si stratificava dentro queste comunità. Quindi a questi comitati va dato atto di aver cominciato, quando venivano chiamati comitatini, di aver cominciato in maniera disinteressata, in maniera non ideologica, un percorso che oggi approda ad una data e ad un appuntamento secondo me molto significativo e molto importante per i giorni che verranno. Abbiamo numerosi ospiti, io li devo nominare e ringraziare per essere qui, a cominciare da Don Rino Morra, delegato dell'Arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi. Don Rino è delegato alla pastorale per l'ambiente della diocesi. Sapete che il vescovo della diocesi, l'arcivescovo Cascio, proprio ieri ha espresso in una nota resa pubblica, diciamo così, la sua ansia, mettiamola così, perché lui così scrive, rispetto al fenomeno dei parchi eolici in questa zona. C'è il segretario generale della CISL di Avellino e Benevento, Mario Melchionna, c'è Gianni Fabris, responsabile nazionale agricoltura, ci sono i deputati Luigi Famiglietti del Partito Democratico e Carlo Sibiglia, deputato del Movimento 5 Stelle, c'è la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, abbiamo anche un nutrito gruppo di sindaci, a cominciare da Mario Rizzi, che è anche presidente della comunità montana, sindaco di Lacedonia, Stefano Farina, consigliere provinciale ma sindaco di Teora, Luigi D'Angelis, sindaco di Cairano,
il sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole, il sindaco di Vallata, Giuseppe Leone, il vice sindaco di Bisaccia, Franchino Tartaglia. I comitati hanno promosso questo incontro, lo ricordo, sono quelli di Bisaccia, Macedonia, Vallata, Filonia, Sant'Andrea di Conza. Per la soprintendenza salutiamo e ringraziamo della loro presenza Nora Scirè e Vito De Nicola. Salutiamo il parroco di Abilonia, Don Angelo Coliglio, e salutiamo Enzo Cripezzi, che è esponente della Libu nazionale. Spero di non aver dimenticato nessuno, e se ho dimenticato qualcuno, scusaci, infatti. Ah, ecco, Rosetta D'Avelio, ho detto, ho dimenticato Carlo Iannace, il consigliere regionale, però, con il quale sono venuto in macchina, che in realtà mi ha dato un passaggio, senza il quale non sarebbe. Questo a testimonianza che il sindaco di Verona, abbiamo detto, a testimonianza che non c'è nessun conflitto di interesse, cari, mi scuso davvero. Avevo dimenticato qualcuno. Come? Il sindaco di Monteverde, ma domani che altri arriveranno me li segnaleranno, non c'è qui. Ah no? Ah ecco, a me avete detto deputato, quindi il Famiglietti non c'è, il Famiglietti deputato del PD, ma è un Famiglietti medico, e lo comunico e poi andremo a scoprirlo soltanto vivendo come funziona la cosa. Va bene, allora io direi di cominciare. Mancano pochi minuti alle 5, accennavo, ma lo sapete bene, questa lettera aperta dell'arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, nella quale Sua Eccellenza Monsignor Pasquale Cascio rende pubblica questa ansia rispetto appunto all'invasione selvaggia del sistema energetico prodotto dalla rete eolica. Io darei subito la parola a Don Rino Morra, che è qui in rappresentanza del Vescovo, oltre ad occuparsi, come dicevo, della diocesi, della pastorale sull'ambiente. Dopo questo intervento fisseremo i termini, i temi di questo incontro, sui quali tutti interverranno, proprio per evitare dispersioni o per evitare ripetizioni di assemblee e dibattiti che sono state utilmente comunque consumate nel corso anche degli ultimi mesi, oltre che nel corso degli ultimi anni. Non so dove sia Don Rino. È l'unico con questo. Non l'avevo visto. E qui, Don Rino Morra.